Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si fa a partizionare una memoria di massa, quale un hard disk oppure una pennetta. Noi operiamo in Linux, in particolare nella versione Xubuntu, ma dal punto di vista concettuale tutte le relazioni fra le partizioni, i volumi e gli hard disk sono identiche anche nel mondo Windows. Allora, noi che cosa facciamo? Avviamo Gparted, che è un programma che serve appunto per verificare lo stato dei dischi veri e propri, quindi dei dischi solidi del computer e anche delle memorie di massa flash come le pennette. Gparted, per fare partizioni, cancellare, formattare volumi, richiede dell'autenticazione della password di super user, quindi noi la digitiamo. Questo programma è molto semplice, ma molto efficace e molto carino, come sempre nel mondo Linux. Ed ecco che vediamo che la prima cosa che ci fa vedere è il nostro dispositivo, per esempio l'SDA6, che è quello principale utilizzato nel computer. Questo è un disco fisico vero e proprio. Vedete, sono 100, questa partizione qui sono 107 giga. Queste sono le caratteristiche di questo programma. Ogni rettangolino, vedete, rappresenta una partizione. Se io la clicco, vedete, sto vedendo la prima partizione FAT32, che è una partizione di lavoro a 512 mega. Clicco la seconda, vedete, evidenzia la partizione partizionata con un file system Linux ext4 da 107 giga. Poi, se clicco questo rettangolino, vedo che è la partizione swap di utilizzo di Linux da 3,46 giga. Quindi qui ho una rappresentazione, diciamo, grafica, e qui ho una rappresentazione più specifica con il tipo di file system. Praticamente ha una lista testuale. In alto a destra ho un menu a tendina. Che cosa serve? Perché io posso, per esempio, collegare nel mio computer più volumi, avere più dischi fisici. Allora, colleghiamo subito una pennetta per vedere come si comporta Gparted. Abbiamo appena inserito nel nostro computer una pennetta USB e vediamo in alto a destra, adesso diamo tempo, vediamo se possiamo fare qui per fargli fare un refresh, vedete, dei dispositivi, aggiorna dispositivi. L'abbiamo fatto nel menu Gparted, c'è cioè Ctrl R. In alto a destra, nel menu a tendina, vedete che adesso ci sono due dispositivi, vedete, SDA e SDB. Allora, SDB, vedete, è la pennetta da 7,45 giga. Noi che cosa facciamo? La clicchiamo e vediamo. Vedete che questa pennetta ha praticamente un solo volume etichettato swap e praticamente con un file system ext4. Come funziona logicamente Gparted? Fa una specie di lista della spesa, cioè prende in carico una serie di ordini dell'utente e alla fine di questi ordini praticamente la realizza uno a uno. Bisogna dire noi. Allora, noi clicchiamo e eliminiamo questa partizione di questa pennetta. Potrebbe essere anche un hard disk perché ce ne vogliamo creare due contemporaneamente. Facciamo tasto destro, vedete, elimina. Allora, come vedete, lui in realtà ci fa vedere in questo triangolo grigio che c'è una partizione non allocata, ma in realtà questa cosa ancora non è stata fatta, perché finché non premiamo in Gparted questo pulsante qua, applica tutte le operazioni, lui sta prendendo in carica gli ordini e non li sta facendo. Quindi a questo punto noi che cosa facciamo? Facciamo tasto destro, all'interno di questa entità non allocata facciamo nuova partizione e la chiamiamo. Facciamo FAT32 e diciamo che questa sarà la partizione dei documenti. Noi facciamo una tipica operazione che si fa una partizione per i documenti e una per il sistema operativo. Gli diamo soltanto questa informazione di FAT32 documenti, aggiungi. Allora, ovviamente adesso la partizione è diventata verde, non è più grigetta, e ci dice che è FAT32, ma in realtà nella pennetta questo tipo di operazione non è stata ancora fatta da Gparted, perché non abbiamo dato ancora l'ordine di applicare tutte le operazioni che abbiamo messo in fila come se fosse una lista della spesa. Noi avevamo detto di fare due partizioni, quindi che cosa facciamo? Noi la selezioniamo, facciamo tasto destro e diciamo ridimensiona o sposta. Che cosa significa? Per creare una seconda partizione noi dobbiamo per forza di cose rimpicciolire questa qui, perché questa partizione occupa, vedete, tutto il volume e noi non siamo in grado di creare un secondo volume. Allora, la nuova dimensione, noi diciamo ad esempio 4000 megabyte, che sarebbe 4 giga. Facciamo tab o invio e ridimensioniamo. Vedete che adesso all'interno della rappresentazione grafica della nostra memoria di massa appare un rettangolino verde, che era la partizione quella che abbiamo lasciato, e una non allocata. Questa è la seconda partizione. La clicchiamo qui, vedete, a grigetta, non allocata, e facciamo come prima, nuova, e creiamo un nuovo volume.
Facciamo per esempio fatta 32 e lo chiamiamo sistema. Allora, solitamente nella maggior parte delle architetture, diciamo, presenti all'interno degli hard disk, i volumi e le partizioni corrispondono. Però c'è da dire che dal punto di vista, diciamo, tecnico, la partizione logicamente è un qualcosa che sta al di sopra del volume. Nel senso che io potrei partizionare degli hard disk, realizzare le partizioni, ma non formattarle tutte, non inserirci dei volumi. Quindi noi, se andiamo per esempio in questo interessante articolo di Wikipedia, vedete che all'interno della, per esempio, della scheda volume informatica c'è la differenza tra volume e partizione e ci spiega appunto qual è questa differenza. Non tutte le partizioni per forza possono avere, debbono avere un volume formattato. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo questa memoria fisica, cioè esistente veramente, nel nostro caso una pennetta, ma potrebbe essere un hard disk, e l'abbiamo divisa in due partizioni. Le due partizioni noi le vogliamo usare tutte perché in una partizione vogliamo installare il sistema operativo e in un'altra vogliamo lasciare i documenti per nostra convenienza, come si fa di solito. E abbiamo dato incarico a questo programma di formattarle tutte e due, cioè di creare in tutte e due le partizioni due volumi, ma io una partizione avrei potuta lasciarla non allocata per mia, diciamo, necessità. Quindi solitamente ad ogni partizione corrisponde un volume, diciamo, formattato con un sistema, con un file system, ma non sempre, come ci è stato spiegato in quella scheda di Wikipedia. Allora, quindi noi abbiamo un volume di una pennetta 8 giga divisa in una partizione da 3,91 gigabyte che è definita documenti, clicchiamo qua, e una partizione da 3,55 GB definita sistema. A questo punto noi abbiamo dato tutti gli ordini che ci sono, vedete gli ordini vengono messi in fila e se ne prende in carico gpartite in questa lista qua, eliminazione della partizione precedente e poi creazione delle due nuove partizioni con la realizzazione del volume fatto 32, possiamo adesso cliccare il segno di spunta e effettivamente da questo punto in poi bisogna stare attenti perché tutti i dati che sono stati salvati nella nostra unità fisica verranno cancellati. Quindi, prima di operare a livello di volume, di partizione, di formattazione in un hard disk, bisogna sempre accertarsi di aver fatto una copia dei propri documenti, perché dopo, diciamo, questo passaggio sarà molto difficile, non impossibile, ma sarà molto difficile recuperarli. Adesso veramente applichiamo e adesso veramente la pennetta verrà cancellata, riformattata e partizionata. Vedete, possiamo anche cliccare questa freccetta dettagli e noi vediamo che le tre operazioni che avevamo messo in questa lista qui sono state tutte efficacemente realizzate con il segno di spunta verde. Possiamo chiudere, possiamo diamo un attimo fare il refresh un'altra volta e noi abbiamo sempre nel nostro gpartite, no, il primo hard disk fisico che è quello del computer, la scatoletta di metallo. E la seconda entità, vedete, SDB, la prima è che è System Device A, System Device B, evidentemente è la nostra pennetta. Se adesso noi chiudiamo, siccome abbiamo messo all'interno di un'unica entità, vedete, due partizioni, tutte e due le partizioni le abbiamo formattate, abbiamo creato due volumi, vedete che ci compaiono a sistema due volumi come se fossero due hard disk. Noi non dobbiamo farci ingannare dalla rappresentazione grafica del nostro albero delle risorse, perché in realtà in questo computer non ci sono due hard disk, è stata esclusivamente collegata via USB una pennetta che ha due partizioni, una che si chiama documenti, una che si chiama sistema. Se andiamo all'interno, per esempio, delle nostre risorse, vediamo che la troviamo. Il file system è l'hard disk vero e proprio dove è installato il sistema operativo e queste sono le due partizioni. Quindi ciò non significa che qui abbiamo tre hard disk e neanche che significa che abbiamo un hard disk e due pennette. Queste sono semplicemente due partizioni con i due volumi che vediamo a livello di sistema operativo, perché sono stati tutti allocati, tutti formattati, presenti all'interno, per esempio, della stessa pennetta. Adesso in questo caso potrei riavviare il computer e installare, per esempio, il sistema operativo dicendo al disco di installazione esclusivamente di metterlo nel mio sistema e utilizzare poi una partizione documenti puntando con la cartella documenti su documenti perché è già pronta. Perché potrei avere la necessità di fare questa operazione? Perché per reinstallare il sistema operativo è sufficiente che io formatti il sistema operativo e le reinstalli e avrei i miei documenti sempre pronti e sicuri nella partizione e nel volume lasciato appositamente per questo scopo. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.